Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Christian e oggi siamo nella parte, non lo so, di Pokémon Zaffiro Alpha. La scorsa parte l'ho registrata praticamente adesso e adesso registrerò l'altra parte, ovvero che dobbiamo affrontare il Timidro. Ma prima di affrontarlo, ovviamente lasciate tanti bei pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate ovviamente sempre la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. E niente, andiamo a iniziare, no? Ovviamente il Team Hydro, dal nome, dovrebbero usare Pokémon Acqua. Credo. Non lo so. Vai, iniziamo col primo. Abbiamo sentito che questo istituto sta conducendo delle ricerche sulle relazioni tra i Pokémon millenari e le condizioni meteorologiche, così siamo venuti a dare un'occhiata. Va bene. No, Grimer, bene. Un tipo veleno che non ha senso, ma va bene. Credo sia tipo veleno Grimer, non lo so. Nello scorso episodio abbiamo, tra virgolette, catturato Latias, anche se Latias è venuto praticamente con noi di sua spontanea volontà. Latias è venuta con noi, anzi, perché non è una femmina, con di sua spontanea volontà. E che palpebre. Cominciamo. Sì, dico, oh, e muore. Per la palestra probabilmente dovrò livellare i Pokémon al 40, perché già siamo lì di livelli. Non è che siamo tanto lontani. Il nostro piano è mandato in fumo da una piccola peste. Eh sì. Eh sì. Adesso raga esco e rientro perché non c'ho voglia di affrontare l'altra recluta, l'ho detto proprio sinceramente, vai. Usciamo e rientriamo. No, più che altro per piano più in fretta, se no. Andiamo al piano di sopra. Ehi, chi è? No, non è possibile. Questo sarebbe il mondo che vuole realizzare Ivan. Ah, Ivan è il capo del Team Hydro, ok. Sciagurati, ridatemi i risultati delle mie preziose ricerche. Sta zitto. Ah, assistente. D'accordo, riprenditi se ci tieni. A quanto pare risveglia dei Pokémon millenari e provocherà terribili alterazioni climatiche. Ma va, davvero. Se dovesse succedere una cosa del genere, adesso rimane i Pokémon. Schiatterebbero, cioè, sinceramente. Che non posso passare. Mi sa che devo affrontare tutte queste reclute, che due palle. Siamo il Team Hydro, ci pitiamo ovunque venga fatta una scoperta eccezionale. D'accordo. Tra l'altro mi sono dimenticato. Vabbè, adesso abbiamo Sceptile. Mi sono dimenticato di mettere le mega pietre ai miei Pokémon. Perché si possono mettere, perché li ho. Quindi, buono. Dopo magari le metto off camera. Ovviamente carta vetro perché ci rompe sempre le balle. Livello 36 per Evergreen. Dai. Un po' di esperienza con i visi. Mightyena. Buio normale. Credo. Vai Randy. Promesso che le mosse a lotta non funzionano su di lui. Forse, non lo so. Anche se prendere un Pokémon lotta, no, lotta e basta, non ha molto senso. Lorabbia. Sverle tese. No, ok, super efficace, ma non gli fa molto. Spaccaroccia. Spaccaroccia. Ok, morto. Addio Mightyena. 200 punti di esperienza condivisi, sconfitta recluta. Mi hai battuto, ma davvero. Oh! Attenzione, Evergreen si evolve! La penultima evoluzione del team. Attenzione, inaspettata questa evoluzione. Non è che ho premuto A e ho un'altra evoluzione, no, spero. No, ok. Eccolo qua, Sceptile.
però mi sembra che devo premere B e non A per annullare l'evoluzione, non mi ricordo. Dovrebbe imparare una mossa? Sì, doppio colpo, è una mossa lotta, però non ci interessa. Mi sembra... No, è drago addirittura, manco lotta. Ma io faccio imparare il posto di bot, giusto per togliere botta, ma non lo useremo come tipo drago. Perché lui se si maga volpe diventa tipo drago. Quindi ci può stare, dai. Non me lo aspettavo per niente questa evoluzione. Vabbè raga, a sto punto faccio un taglio e vado a cambiare la grafica. Ok, rieccomi ragazzi. Ho fatto. Abbiamo messo il nostro Evergreen evoluto. Non ho letto, ma va bene. Bene, Golbat. Praticamente adesso l'unico Pokémon che ci rimane da far evolvere è Vibrava. Praticamente è l'unico Pokémon rimasto da evolvere. Gli altri sono tutti evoluti praticamente. Cioè, l'unico Pokémon è Vibrava che si deve evolvere in Flygon. Per il resto basta, cioè, non si deve evolvere nessun altro. Fulmindenti. Bravo Thor che infierisce, bravo. Non deve essere confuso. Vabbè, paralizzato, non serve per essere paralizzato. Veleno denti. Speriamo che non mi avveleni. Meno male. Vai, scarica. Non è più confuso. Scarica! Beh, questo già dopo un turno non è più confuso. Non gioco a lui. Tanto tolgo le cose. Condivisi Randy Orton al 37. Dragonfly al 37, ok. Non mi dici se evolve anche lui. E ho perso, ok. No, ok. Ci ho creduto. Si dovrebbe evolvere tipo al 40 forse. Ma ci incontriamo sempre io e te. Com'è possibile? Comincio a pensare che sia il destino. Mi sento triste e vuota, ho una gran confusione in testa. Senti, perché tu e la tua squadra non mi distraete un po' col vostro modo di lottare schietto e leale, pieno di sogni e di speranze che mi fa infuriare, fino nel profondo del mio essere? Stai calmo però. Madonna. Cos'hai? Cerpito, immagino, lo sapevo, basta, lo smetto. Vai con Thor, dai. Se sentite rumori strani sui gatti fuori, non so se li sentite, ma se li sentite sui gatti. Viso truce. Mamma mia, mi diminuisce la velocità. E che era sto lag? Scintilla. Lacerazione. Con cosa mi laceri, scusa? Non hai le unghie. Vai, morto. Forse, no, scherzavo. Aia. Cavolo, porta vetro fa male sempre. Iperpozione, vai, usiamo l'iperpozione, ci curiamo. Iperpozione. Full vita, vai. Lacerazione. Dai, usiamo un'altra fulmindenti e muore, dai. Ancora lacerazione. Fulmindenti! Addio Sharpedo. Sì, io uso pure carta vetro, non mi interessa. Tanto ci curiamo dopo, dai. 1104 punti di esperienza. Thor salito al 35, vai, GG. Evergreen esperienza, poi condivisa, Sharky al 36. Sconfitta Ada. Sono a pezzi. Almeno mi sono tranquillizzato un po', grazie. Per ringraziarti ti dirò una cosa, quando il piano del team Hydro, il piano di Ivan, il nostro capo, sarà realizzato, il mondo tornerà al suo stato primordiale. Ogni forma di vita sarà annientata, e che cacchio è, se ne tornano i dinosauri? Tu cosa conti di fare in vista di ciò? Prova a pensarci, io non lo so ancora. Non so cosa vorrei, né cosa dovrei fare, non so più cosa è giusto e cosa è sbagliato. Allora addio. Comunque sono sicuro che ci incontreremo di nuovo, purtroppo sì.
Ivan e gli altri, credo siano andati al Monte Pira, forse dovrei raggiungerli. Dobbiamo andare al Monte Pira. Palpebre. Grazie mille, ci hai salvato. Assistente, tutto bene? Che botta. Quei mascalzoni. Chissà per quale motivo stanno cercando informazioni sui sconvolgenti climatici di migliaia di anni fa. Un motivo c'è. Ma non è il momento di discuterne. Di discutere di questo. Prima di tutto devo ringraziarti. Come segno di conoscenza ti affido questo piccolino. Portalo con te. Cos'è? Sembra che andrò un po' per portare per tenere di prova. Come potrò trovarmi quando vai sullo spazio? Quei tizi stanno cercando informazioni sui sconvolgimenti climatici scatenati migliaia di anni fa dai due Pokémon leggendari. Chissà chi sono. In particolare abbiamo scoperto che Kyogre, ecco, uno dei Pokémon leggendari in grado di assorbire l'energia della natura e mutare il suo aspetto. Una volta trasformato perché abbia il potere di alterare profondamente il clima del pianeta, scatenando terribili acquazzoni. Invece Groudon è il posto, praticamente fa venire sempre caldo, fa venire caldo. Simili piogge torrenziali farebbero espandere i mari e sormeggerebbero gran parte delle terre emerse. Abbiamo definito Archeo Risveglio questa rivoluzione di Kyogre, che lo trasforma in Archeo Kyogre, praticamente una specie di mega evoluzione. Credevamo fosse semplicemente un'altra possibilità evolutiva come la mega evoluzione, ma ci siamo resi conto che si tratta di una prerogativa esclusiva dei Pokémon millenari come Kyogre. Bene, noi adesso dobbiamo andare. Ho una cosa per te, quando scendi vieni un attimo da me, ok? Cos'è? Cos'è? Devo preoccuparmi? Sì. Comunque dovrebbe darvi tipo uno Zorua, mi sembra, sto tizio. Se non ricordo male. Vabbè, adesso deposito un Pokémon e ve lo faccio vedere, dai. Sposta. Mettiamo un attimo Randy nel box. Forse dovrebbe darci Zorua, se non sbaglio. Forse, non lo so, non mi ricordo. Vediamo un po' se mi ricordo bene. Grazie ancora per quel collo che hai fatto per noi. Ecco, portate il suo Pokémon. Ah no, Castform. Madonna, peggio ancora. Buono soprannome, assolutamente no. Sono Pokémon che cambiano base, bla bla bla. Sì, cambiano forme in base alle condizioni atmosferiche. Questo lo sapevo. Peccato che Castform come Pokémon faccia cagare a spruzzo proprio. Fa schifo al cazzo. Pensavo venisse Zorua, invece no, peccato. Zorua ve lo danno, mi sembra, in Pokémon bianco. O nero 2, o bianco 2, o bianco o bianco 2, o nero 2, vabbè, quello che è. Ah, eccoti qua, una cosa per te, cos'è? Bitorzo Lermo, cos'è che fa? Se un Pokémon che Alberto Zolemo viene colpito da un attacco fisico, anche il suo avversario subisce dei danni. Ah, praticamente è un contraccolpo. Beh, comunque, io comunque una bella sberla me la sono presa. Già. Oh, finalmente si sono tolti dalle balle. E andiamo avanti. Vera, che palle. Christian, dov'è? Ti stavo cercando. Oh, che cos'hai il polso? Carino. Ah, il mega bracciale della mega evoluzione? È un portento, fa diventare il tuo legame con i Pokémon ancora più profondo, vero? Sì, che invidia. Ma io e i miei Pokémon non siamo da meno. Te lo dimostreremo con una lotta. Oddio, che palle. La tua squadra è pronta, giusto? Che palle le lotte. Li odio. Per la sfida di Vera, allenatrice, va in campo Wailmer. Corona. Chi ho per primo? Ok, Ever, vai. Buono. Purtroppo le lotte tocca farle. Quindi foglia. Bam bam bam. Addio Wailmer. O Wailmer. Ok, come si dice. Uguale. 51 punti di esperienza, condivisi, Valkyria al 36. Valkyria, cioè, boh. Combusken. Vai Sharky. Usiamo un bel surf e lo ammazziamo sto Combusken. Se pensate vero quanto è indietro, ancora c'ha Combusken. Non gli manca manco tanto di evolversi. Surf! Mamma mia, Sharpedo è troppo forte, ragazzi. Sharpedo veramente
assurdo. Evergreen al 37. Shroomish. Pokémon erba, come facciamo? Con Shroomish. Non abbiamo attacchi volanti. Oh, andiamo con Dragonfly. Non abbiamo attacchi super efficaci. Contro Shroomish perché non abbiamo un fuoco. Usiamo Geoforce. Non faccio niente praticamente. Veleno in polvere, aia. Tomossa avvelena, che palle. Tutto 10 PS, vabbè. Dragospiro. Dragospiro! Non è che abbia fatto tanto in più. Affanno seme. Ah, cambia l'abilità. Vabbè, Insonnia sarebbe anche buona per i Pokémon che usano sbadiglio. Terremoto. Earthquake! Dai, muori per forza, stabbato. Ah, per un... uno di vita è rimasto. Un uno di vita. Mannaggia la madosca. Dai, Dragospiro muore, dai. Dragospiro! È un brutto colpo. No, muore uguale, vabbè. Morto. Esperienza condivisi, nessuno sale, vera sconfitta. Ehi Christian, sei forte. 1300, ma va, davvero. Ti ringrazio per questa lotta, ecco un regalo per te, Lyman 02 uscì a volo. Con volo il tuo Pokémon ti porterai in un attimo in alcuni dei luoghi che hai già visitato. Per poter usare questa mossa fuori dalla lotta però devi avere le medaglie di Forestopoli, che non abbiamo. È importante non dimenticarlo. Ogni tanto usa volo per tornare a casa dal banano. Trovate sarà in pensiero per te. Sì. Allora ti saluto. Spero di divertirti presto. E preparati, la prossima volta non perderò. Come no. Come no. Credici Vera, credici. Andiamo avanti. No, non serve repellente. Siamo arrivati a Forestopoli ormai. Siamo a Forestopoli. Yay. E vai. Solo che non possiamo andare dal capo palestra. Dallo capo palestra. Non mi ricordo se mi sia maschio o femmina. Non possiamo andarci perché c'è un Caitlyn invisibile che impiccia. Quindi dobbiamo andare da un'altra parte. Se andare tra virgolette avanti. Anche se non possiamo andare avanti. Vabbè, a questo punto ci salutiamo nel percorso che dico. Sì, dai. Eccolo qui, Rocco. Probabilmente quel Pokémon si trova lungo il percorso 120. Pa. Dobbiamo andare sul ponte. Solo che qui è meglio... Eccolo. Ehi, ciao Cristiano, quanto tempo, come stai? Immagino che abbracciare non abbia segreti per te, vero? Figuriamoci, per te la tua squadra sono un gioco da ragazzi. Sì, anche se non ho segnato la mega pietra. Senti, te ne sei accorto che qui c'è qualcosa di invisibile? Ma con questo strumento puoi trovare anche oggetti non visibili a occhio nudo. Anzi, lascia che te lo mostri come funziona, sarà più chiaro con qualsiasi spiegazione. Christian, tu e la tua squadra siete pronti per una lotta? No. No, allora devi prepararvi, aspetto qui. Okay. Beh, dobbiamo affrontare un Caitlyn in sintesi. Questo il Pokémon. Però raga, direi di farlo nel prossimo episodio perché poi dobbiamo affrontare la palestra e andare avanti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace. Nella prossima parte affronteremo il Caitlyn e andremo ad affrontare la palestra e potremo usare volo fuori dalla lotta, anche se purtroppo non abbiamo un Pokémon che sia di tipo volante, però ci accontenteremo con Dragon, con Dragonfly o come si chiama.
Con, sì, con Dragonfly, ok. Se continuiamo con Dragonfly impareremo volo, poi magari impareremo di faremo di ricordare una mossa di tipo drago barra terra. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, like se vi è piaciuto, iscrivetevi ovviamente al canale se siete ancora iscritti, attivate la campanellina per essere per i nuovi video. E noi ragazzi ci rivediamo alla prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha. Bella raga, no scusate ho sbagliato, bella raga.